serve un account moddato, ti servono aggiunte su Xbox o vuoi dei completi moddati, non esita a contattarmi. Iscriviti a tutti i miei gruppi Telegram, Next Gen e All Gen, raga. E se siete giocatori di PlayStation, trovate in descrizione gruppi anche per PlayStation, ragazzi. Iscrivetevi a tutti i miei social e attivate la campanellina del mio canale YouTube. E adesso al nuovo video. Bentornati, raga. Qua è Savix che vi parla. Allora, ragazzi, benvenuto per chi è nuovo nel canale. Oggi entreremo dentro la Pacific Standard. Non mi fracassate le palle, che è una cosa che esiste da sempre, perché c'è gente che ha scaricato il gioco ieri. Quindi, chi vuole cazzeggiare, fanni glitch, entrare dentro il cavò della Pacific Standard, ragazzi, guardate questo video. Quindi ci servirà, ragazzi, l'attività di Gerald. Aprite il telefono, guardate se ce l'avete. Se non ce l'avete, ragazzi, lo chiamate e ve la fate mandare. Quindi a questo punto non ci resta che munirci di pistola automatizzata e dovremmo sparare in questo punto per poter saltare dall'altra parte. Adesso, ragazzi, guardate bene, dovete appiccicarvi vicino alle grate che non potete passare normalmente perché giù c'è il cavò dei colpi di Lester. Ragazzi, non so se l'avete fatti, se volete farli in 4 si fanno, sono simpatici, sono i primi colpi di GTA 5 online. Quindi una volta posizionati con le spalle sulla grata, ragazzi, dovremmo diventare sicuro server, quindi apriamo l'organizzazione del CEO. Dopodiché, raga, andiamo su incarichi del boss nella nostra organizzazione e andiamo a selezionare recupero dei beni. Facciamo inizia, ragazzi, e a questo punto possiamo andare ad avviare l'attività di Gerald che ce l'avamo chiamati prima. Una volta che andremo ad avviare l'attività di Gerald, dobbiamo semplicemente quittarla, ragazzi, una volta che siamo nella pre-lobby. E una volta che quitteremo l'attività e sbadabam, raga, saremo all'interno del cavò della Pacific Standard. Ora dobbiamo o prendere un razzo o prendere la pistola automizer o come cavolo vi pare, raga, darci 3 o 4 colpi, dopodiché vedrete che il cavò si aprirà, ragazzi. Quindi è un funny glitch, ve lo ripeto, non mi fracassate la wallera, è una cosa divertente per chi vuole cazzeggiare ed esplorare le parti inesplorabili nell'online. Quindi se vi è piaciuto il video lasciate un like, lasciate un commento, supportate Xavix, se giocate da Xbox iscrivetevi nei miei gruppi, se giocate da PlayStation e volete entrare nei gruppi affiliati in descrizione potete farlo, ragazzi. Sbadabam e alla prossima, bella, raga.